Siamo con il professor Franco Nassi. Allora, professore, lei ha fatto un intervento molto interessante sulla traduzione delle poesie per bambini. Quali sono, Sì. secondo lei, e lei li ha già esposti, insomma, i punti più difficili nel poter tradurre magari dall'inglese o in altre lingue queste, insomma, queste poesie che poi sono più filastrocche volendo per bimbi? Sì, beh, nell'intervento ho cercato di mettere in evidenza l'importanza, il valore estetico, no? della costruzione di questi testi, perché spesso sono sottovalutati. In verità, anche per costruire queste piccole cose bisogna avere una competenza metrico-ritmica, cioè proprio diciamo, le basi, i fondamenti del mestiere della scrittura. Poesia vuol dire fare, no? Fare con le parole. Quando noi parliamo di poesia dobbiamo parlare, pensiamo di dover parlare di un sentimento, di qualcosa di interiore, no? Ma in verità c'è questo aspetto artigianale che i poeti bravi conoscono bene. E quindi bisogna avere questi strumenti, cioè sapere cos'è un endecasillabo, un settenario, come si fa una rima, cosa vuol dire un gioco fonetico, una metafora, eccetera. E anche quando si traducono le poesie per bambini bisogna stare attenti a queste cose. Spesso invece si mettono in evidenza soprattutto gli aspetti educativi, no? della poesia, della letteratura per l'infanzia. E invece la letteratura per l'infanzia è anche un modo per introdurre i ragazzi alla letteratura che è già quella buona letteratura, a volte, non sempre. Quindi quando si traduce la buona letteratura per l'infanzia bisogna usare le stesse accortezze che si usano quando si traduce Pound o Eliot o Shakespeare, insomma. E quando si verifica, per esempio, abbiamo visto, no, che ci sono soprattutto essendo una letteratura più improntata, cioè più disposta per un pubblico molto giovane, ci sono spesso delle figure. Mm-hmm. Cosa comportano queste figure nel momento in cui si va a tradurre? Sì, beh, questo io in termine tecnico l'ho chiamato vincolo paratestuale, cioè ciò che sta accanto al testo, no? E nei libri per l'infanzia, ad esempio, gli albi illustrati che si usano per i bambini in fase prescolare, no? Quando non sanno leggere, un elemento fondamentale è il disegno, no? Quindi sono queste storie, spesso sono in rima, accompagnate dai disegni. E questi testi sono scritti per essere letti ad alta voce. Quindi c'è anche un elemento performativo, e anche questo è un elemento paratestuale, cioè sta accanto alla parola che noi traduciamo. Quindi quando io traduco devo aver presente che quel libro verrà sfogliato davanti al bambino mentre lo leggo e deve essere leggibile, no? Ecco, questi due elementi diventano due vincoli per il traduttore, cioè deve tenerli in considerazione in un qualche modo. E nella letteratura per l'infanzia le illustrazioni accanto alla scrittura sono fondamentali come le rime spesso, no? Cioè come la struttura stessa della parola, proprio perché diventano un insieme. Il testo non è solo la parola, ma è questa totalità. Tanto più che gli editori oggi spesso appunto comprano il PDF con le immagini e quindi si limitano a poi mettere dentro le parole nell'altra lingua, ma l'impianto grafico è lo stesso. Quindi a volte, appunto, come nel caso di questo libro, c'erano dei giochi di parole fatti su degli animali. Magari il gioco di parole veniva con un altro animale, ecco che allora però se ho l'immagine sono vincolato a quello di partenza, quindi quello è un problema. Insomma. Però c'è la possibilità un po' di muoversi? Questo è stato un caso molto fortunato con McGough, Roger McGough, con questo bestiario immaginario che abbiamo fatto, perché lui si è prestato, siccome lui era anche illustratore, si è prestato a fare dei nuovi disegni che affiancavano la traduzione. Normalmente non succede, ho tradotto recentemente un libro sulla storia dei Beatles, era una specie di fumetto, una storia a fumetti, quindi c'era l'immagine e poi c'erano degli spazi, no, dove venivano messe dentro le didascalie. E subito avevo fatto una traduzione così senza pensare a questo vincolo, poi mi sono accorto che questi spazi erano di 350 o 500 battute, punto. Quindi ho dovuto rivedere tutta la traduzione perché quello è stato un errore mio di partenza, cioè dovevo pensarci subito, è stata una banale, sono scivolato su una sciocchezza, ma quello è un vincolo, cioè hai quello spazio e lì devi metterci quelle parole e non puoi debordare perché l'impianto grafico è quello, insomma. Questa è la norma, insomma, di solito per chi traduce queste cose.